Benvenuti amici di festecompleani.com, io sono il vostro Mr. Hernani. Siete alla ricerca di un dinosauro vero e proprio? Siete nel posto giusto! Benvenuti sul parco dei dinosauri di festecompleani.com. Prendete palloncini e pompette e vedremo insieme come realizzare un dinosauro vero e proprio! Per fare il nostro dinosauro abbiamo bisogno di tre palloncini. Ne gonfiamo uno completamente e li annodiamo. Cominciamo con la testa. Facciamo una piccola salsiccia con la torsione ad orecchio. Molto bene, ora dobbiamo fare due torsioni ad anello della stessa grandezza. Prima una e poi l'altra. Infiliamo questa torsione ad anello un pochino dentro la seconda. In questo modo avremo la testa del nostro dinosauro. Ora continuiamo con questo palloncino. Ci servirà per fare il corpo e le zampe anteriori. Prendiamo la fine del palloncino. Facciamo una pallina con la torsione semplice, misuriamo la lunghezza di una zampa e lo pieghiamo per unirle in fondo al collo. La prima parte del nostro dinosauro è pronta. Prendiamo un altro palloncino dello stesso colore. Lo gonfiamo completamente e fissiamo il nodo proprio qui, sulla base del nostro dinosauro. Questo palloncino ci servirà per fare la base del corpo e le zampe posteriori. Facciamo una salsiccia per la lunghezza del corpo. La dividiamo con una torsione semplice e ne faremo altre due della stessa lunghezza, fissandole prima dietro il collo e poi qui alla fine. La facciamo passare in mezzo alle due salsicce per fissarla meglio. Con la parte rimanente faremo le due zampe posteriori. Dividiamo il palloncino a metà e lo fissiamo con la torsione semplice. Ricordiamoci alla fine di fare sempre la pallina per poter fissare le zampe. Il nostro dinosauro è quasi pronto. Dobbiamo solo fare la parte superiore della schiena e la coda. Prendiamo un palloncino dello stesso colore, lo gonfiamo fino alla fine, lasciando libere due dita. Fissiamo questa parte del nodo sempre qui in mezzo al collo. Ora dovremo fare una serie di palline più o meno della stessa grandezza con la torsione semplice per fare la schiena fino ad arrivare qui alle zampe posteriori. Ora non ci rimane che da sistemare tutta la nostra figura e piegare un pochino la coda per dargli la forma giusta.
ci mancano solo gli occhietti. Prendiamo un palloncino di colore bianco, ne gonfiamo solamente un pezzettino. Facciamo due palline piccole piccole con la torsione semplice e le uniamo tra di loro con un bel nodo. Infiliamo gli occhietti all'interno di questa torsione ad anello. Ora non ci rimane che fare gli occhietti. Possiamo disegnarli con un pennarello oppure disegnarli su un cartoncino e incollarli con la colla. Il nostro dinosauro è pronto. Sembra di essere ritornati nell'antica preistoria. Fantastico! Voglio vedere se anche voi riuscite a farlo al primo colpo. Amici, voglio salutare il nostro amico Nicodemo, che ci ha chiesto le istruzioni per fare un bellissimo dinosauro. Ecco qui wow, bellissimo! Amici, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mr. Nani e dal dinosauro.